È stata presentata lo scorso 15 luglio, alla presenza degli autori, la collana Orientamenti, Alpes Editore, diretta dal professor Massimo Biondi. I testi riguardano il disturbo bipolare, le emozioni, i gruppi, la comunicazione, la psicologia umanistica, il cinema come arte terapia. Presente all'incontro il magnifico rettore della Sapienza Eugenio Gaudio. L'introduzione è stata curata dal professor Carlo Gaudio. Penso che sia una buona iniziativa da parte del nostro gruppo di psichiatria guidato dal professor Biondi e dalla professoressa Coccanari, perché mette in evidenza un legame stretto fra cinema e psicanalisi e psichiatria in generale, che è ben noto ai cinefili, ma può essere anche uno strumento di terapia per alcuni disturbi del comportamento. Quindi diciamo una terapia all'avanguardia che unisce una modalità terapeutica, una possibilità anche culturale che siamo lieti che il nostro gruppo possa offrire ai nostri pazienti. Sicuro che darà una certa utilità nella loro guarigione. Allora, nel valore della cura il cinema ha una duplicità. La prima è quella più scontata nel cinema di qualità, cioè quella di mostrare attraverso i film alcuni casi emblematici, di mostrare il corretto approccio. Quindi fino a un certo tempo, quando c'era un po' il cinema più didascalico sui primi casi di clinici psichiatrici, c'era un po' solamente l'approccio del contatto fra il paziente e lo psichiatra, quindi lo psichiatra visto come figura provvidenziale, quasi angelica. Dall'altro invece anche l'illustrazione, come nei film, in alcuni che abbiamo visto oggi, anche della cura medica, del necessario internamento del paziente e della sua cura, che quindi avviene non solo con la psicoterapia ma anche con la farmacoterapia. Sono emozionata anche perché questo è il risultato di quel convegno dove anche lei l'anno scorso ci ha dato questa gioia e questo onore di essere molto presente, di partecipare appunto a quello che poi è diventato il risultato cartaceo, no? Fu questo convegno anche con Sessi e Castellitto, che oggi avevano impegni ma che hanno accolto anche loro, desidero dirlo con tanto piacere, hanno letto il libro e sono stati molto contenti appunto che abbia avuto poi anche questo. Sono felice particolarmente di questo abbraccio che abbiamo avuto, no, con tutti questi colleghi che con altri libri ci siamo ritrovati anche proprio con un sentire, una visione del mondo, in particolare in psichiatria, così empatico, proprio così moderno a questo punto, dato che è una parola che ha circolato. In particolare sono rimasta veramente commossa della cura, dell'affetto con cui il professor Carlo Gaudio ha parlato di questo libro in particolare, non solo con cura ed affetto ma anche con una competenza veramente notevole.